Voilà, je suis arrivé à Limone Piemonte, je vais prendre possession de la chambre d'hôtel. Un temps magnifique, 26 degrés, tout va bien. Samedi 9 septembre, point de départ. Je suis dans le village de Limone Piemonte, c'est le calme, c'est 7h du matin, il fait un temps magnifique. Il fait très très bon. On va probablement même avoir beaucoup de chaleur cet après-midi. Donc, petit déjeuner dans quelques minutes. Et puis, grand départ. À tout à l'heure. Bien les amis, l'aventure commence ici, au chalet des Marmottes. Un refuge des hautes montagnes, sous les hauteurs de Limone et Piemonte. Le spectacle est grandiose. Je me fie au guide, on va arriver je sais pas où, mais on va grimper. On va aller donc à la Alta Via del Sale, c'est la haute route du sel. Donc, un voyage de 100 de kilomètres, comme j'ai déjà dit, en compagnie de Gianni, notre guide. Et nous sommes 6 en tout. A plus tard. Modalità bici. Ecco nelle parti facili, tour in quelle un pelino più impegnative, pelino tra parentesi, non andate oltre il tour, anche se comunque abbiamo poi la possibilità forse di fare la ricarica al Don Barbera, perché bisogna vedere che ci siano le 8 stazioni libere tra queste che ci sono. Quindi partiamo già un pelino prevenuti, non andate oltre il tour, che già col tour nel giro vi basta, e se usate queste due modalità, come detto sono 70.500 e la giornata ci arriviamo. E altrettanto poi domani domenica, che è quasi tutta risalita, lì sono 30 per 1500, non ci saranno domani più di acqua, non ci sarà da ricaricare, quindi dobbiamo partire e utilizzare, però anche domani poi la batteria da 600, 625, 600, comunque ce la fai benissimo anche con 30 anni meno di noi. Quindi le modalità Eco Tour, come ho già detto a loro, lo dico anche a te, anche se penso non hai bisogno, non facciamo mai oltre cose, oltre i nostri limiti, quindi siamo sempre all'80%, siamo in un giro di gruppo, quindi oggi usiamo oggi e domani la mentalità del gruppo, che è quello che capita a noi e poi si ripercuote su tutti gli altri, quindi specialmente poi anche sulle parti in discesa dove ci sarà la più scassata dopo il Cristo Redentore. Magari quelli un po' più sgamati o cosa vogliono andare un po' di più, cercate sempre di tenere un po' i freni perché è un po' scassato, se ci scassa si fa male. E la parte finale dei 20 km che è uno stradone bianco a scendere, lì se lasci andare vai anche ai 50-60 all'ora, quindi poi comunque sarò davanti io sempre, che farò da tappo e condurrò un po'. Però mi raccomando, pensate sempre che se capita qualcosa a uno è un casino. Ecco qui tutti, ci siamo tutti, pronti? Pronti. Ah, via. Il panorama è mozzafiato, eh? Infatti è un peccato. Una bella giornata. Bello, è anche bello vedere. Sì, sì. Absolument féerique, fantastique. Thank you.
vedi questa parte della lava che più o meno. E si vede giù dove si paga il biglietto. Allora Mauri, bene, tu Angelo ti ho visto abbastanza alto sulla sella, quando fai quei ripidoni lì, quello che t'hai... Torno a ripeterti quello che mi dicono in tanti, è solo butti dentro, io vi dico, se aspettate il mio tour guida, se... Ok, grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, ecco il colle, il famosissimo colle, è il più grande della Guaria. Probabilmente il più sono fotografato. Assolutamente spettacolare. On est au code, au tournant de la Boaria. Magnifique. Thank you.
giusto giusto un attimo, per il Don Barbera lì dietro, adesso scenderemo un po' in bici per farvi vedere esattamente davanti a noi, là in fondo nella conca, il tornante Laboaria. Se uno non lo sa e va giù di lì, non sa neanche che si vede. Okay, invece noi lo vediamo là in fondo. Certo. Era fatica. Aia. La cosa che fa è... Salute! Noi dopo. Salute! Salute! Salute. Ciao! Come fa? Anch'io.